Piero Monti, sui social hai raccontato questo episodio, insomma, particolare del tentativo di riavvicinamento, direi, da parte del sindaco Giacomo Pascale, della sua maggioranza. In chiave politica, qual è la lettura che dai e soprattutto perché, insomma, hai deciso di restare all'opposizione? Allora, sì, ciao, buonasera a tutti. Io, Enzo, sì, sono stato chiamato da Giacomo e da un assessore. Era un pomeriggio, se non sbaglio, di venerdì scorso. Ma ci sta pure, ci può stare tutto, per l'amor di Dio. Però fallo casomai di giorno con la tua maggioranza, con il tuo gruppo, e non queste cose al segreto, queste cose fatte così, secondo me non stanno, non è neanche giusto per poi chi ci sta intorno a lui, per gli altri componenti della sua maggioranza. Comunque va bene tutto, si può fare qualsiasi cosa, però io resto sempre dell'opinione che il paese è in uno stato di degrado, di abbandono. Se pensiamo solo per un attimo, stradine secondarie che sono piene d'erba, i topi che escono nei rioni, i topi di blatte, sono talmente tanti di sera che la gente, con tutto ciò che sta, sono mesi che gli chiedono una derattizzazione e 2 o 3 giorni fa poi è stata fatta. Poi c'è quella ZTL che hanno messo lì al lato dell'orto, per chiudere, che hanno spostato la ZTL più sopra dove ci sono lo stazionamento dei taxi, che ha spezzato veramente le gambe sia ai commercianti lato Ortola, ma sia agli stessi ortolani. Gli ortolani sono costretti di fare la spesa la mattina perché altrimenti di sera non sanno neanche come fare per entrare in una cassa d'acqua in casa. Questa secondo me è una cosa assurda. Si può fare qualsiasi cosa, ma ci vuole una visione del paese. Prima di tutto ci vogliono i parcheggi, poi ci vogliono le strade messe come si deve, ci vuole un pochino di visione, quella che secondo me questa amministrazione con Giacomo non c'ha. C'è poi sempre la grana porto che continua insomma, a regalare polemiche, l'ultima legata ai contatori, alle forniture in generale. Sì, come ho saputo, lui sta provando a toglierci le utenze. Io non so se quello che fa capisce cosa sta facendo. Io spero che veramente ritorni in sé, perché se chiude un porto, chiude un polmone del paese. Pure perché poi so che lo stesso gestore ha provato più volte con diverse PEC a chiamare in causa il comune per dire vediamo cosa dobbiamo fare, vediamo come stiamo messi e organizziamo la cosa. Lui tutto ciò, questo a lui forse non interessa, perché forse con la scusa del gestore e delle utenze non pagate, che dice lui, gli fa campagna elettorale sopra, un dispetto politico, ma il dispetto lo fa ai paesani e alla cittadinanza. Il paese senza il porto è morto, è morto. Un'ultima domanda, Piero, riparto dall'inizio. Il tentativo di avvicinamento del sindaco, può essere interpretato come una, situazione di difficoltà nella tenuta della maggioranza? Sì, credo proprio di sì, si leggeva nel suo volto, si vedeva da come mi parlava. Lui penso che sia un po' preoccupato per la sua stabilità, però poi non lo so, queste sono voci, sono chiacchiere che si dicono in giro, non ti saprei dire poi effettivamente se deve essere preoccupato oppure no.